Poi ragazze, mi ritrovo a girare il video di sera perché oggi ho avuto il mio ragazzo a casa e niente, è arrivato anche per me il momento di fare vedere cosa mi porto dietro. C'è un casino, non avete idea, sono per riempire la valigia, ci ho messo davvero tanto e non è ancora finita perché c'è qualcosa da riempire ancora, ovvero il beauty che è completamente vuoto. Sto chiedendo aiuto alle ragazze di Facebook, è davvero un delirio totale, un macello assurdo. Quindi sì, vi faccio vedere cosa ho messo nella mia valigia. Vi faccio vedere la mia valigia che è un troller è un trolley woman walking. No, questa ve la devo raccontare sputtando un po' la mia ex professoressa di inglese che era, mi sembra se ne deve andare in America. Meno male, forse mi fa l'esame, forse è meglio sputtanare dopo l'esame, vabbè. Praticamente questa professoressa va a giro a scuola con il trolley. Un trolley piccino, con tutti i libri, no? L'unica in tutta la scuola è lei, quindi quando passa... Avete presente la canzone Pretty Woman, Walking on... è quella lì. E ogni volta che passa ne si canta Trolley Woman, Walking on the Street, Trolley Woman. E si vede lei con questo cosino, mamma mia. E quindi dicevo, sì, è un trolley, madonna, mi riesce a dirlo, comunque è un aggeggio con le ruotine. E piccolino, cioè basta per 2 settimane, poi se no esplode, tipo se dovessi stare via un mese non c'entrerebbe niente dentro praticamente. Faccio vedere com'è e poi vi faccio vedere anche il delirio dei trucchi perché non so davvero cosa può. Per riempire la valigia mi sono fatta una lista di tutto quello che ci devo mettere dentro, quindi potete benissimo leggere: 4 paia di reggiseni, 10 mutande, 10 calzini, 3 maglie carine per la sera, poi a scelta. Io leggo all'incontrario comunque. Felpa grigia e il piled azzurro. 3 canottiere, 2 maglie a T, sarebbero quelle tipo così, no? Maglie a T. Poi 2 jeans corti, 2 pantaloncini, una tuta e qui che c'è scritto le Converse, che poi le scarpe le tiene la mamma, e tutto è evidenziato tranne i trucchi e beauty, poi capirete il perché. Vi porto nella mia valigia e vediamo un po'. Questa è la mia valigia, lì c'è ancora lo specchio perché ancora non so dove metterla, c'era un pigiama che pensavo di portare ma poi ne ho preso un altro. Comunque la valigia sì, ah c'è anche una tasca qua, ma qui non penso di metterci niente. Sì. Per ora non penso di metterci niente. Allora, e qui c'è una tasca, la luce è pessima perché mi trovo a girare di sera, però qualcosa si capirà. E qui ci ho messo tutta la biancheria intima, quindi ci sono le reggiseni, che non vi faccio vedere, qui ci sono le mutande, qua ci sono i calzini. Come ho detto nel video, prima, nella lista 4 reggiseni, 10 mutande e 10 calzini, anche se poi dopo le mutande sono 11 e i calzini sono 9, ma tralasciamo. Poi, vedete come sono precisa e ordinata, io non fare le mie cose. In questa parte ci sono tutti i pantaloni, a parte questo che ho un coprispalle, perché siccome vado in montagna, vado in Trentino, non so, magari potrebbe fare freddo. Infatti il coso di piled. Allora, qua ci sono tutti i pantaloni, quindi in fondo ci sono i jeans che prima ho elencato. Jeans, poi sopra c'è la tuta, i pantaloncini corti, i leggings, pantaloncini più corti, dei pantaloncini corti, questi qua magari, non so, c'è anche la piscina lì, il lago di Garda, quindi magari per andare in piscina, e poi c'è il coprispalle, di qui ci avrò le maglie, quindi in fondo, partendo dai fondi, c'è il felpone di piled, morbido, una felpa, come si chiama? Catena papiri, è quella lì con la cerniera. 3 maglie a maniche corte. Questa qua è più carina per la sera. Queste due magari posso mettere a fare escursioni, roba del genere, perché sono molto atletica. La Vale che magari poi vedrà questo video. Sì, sì, mi di sicuro. Poi canottiere, 1, 2 e 3. Non so se è inquadrato. Comunque 1, 2 e 3. Abbinate un pochino alle altre maglie. Poi qua ci ho messo questa cinturina che va pandan con i pantaloncini marroni. Dove sono? Marroncini, sono questi qua. Vabbè, sembrano scuri. E poi ho messo una cintura nera di pelle, cos'è? Ecco, pelle, non so cosa sia. E qui poi giusto, qui ci devo mettere
Questo qua ci devono entrare tutti il coso dei trucchi. Poi tipo le altre cose ce l'ha la mamma. Spostandoci sul tavolo si può ben notare l'estrema complicazione nel portarsi i trucchi, l'estrema, come si dice, indecisione nel portare i trucchi. Indecisione conclusa, ho finalmente riempito il mio beauty. Io odio mettere le cose nel beauty perché io con i miei cassettini sono tutta ordinata, tutta per benino, tutto, so tutto dov'è. Qui c'è tutto un botto di casino. Comunque vi faccio vedere come l'ho organizzato. Sì, dai, l'ho organizzato abbastanza bene. Sono stata brava. Ho rinunciato, finalmente mi sono decisa a non portare questa perché mi sono detta no, dai. Però non ci voglio pensare, che poi magari mi piglia di riprenderla. Allora, intanto questo è il beauty nuovo e all'interno ve lo faccio vedere pieno perché vuoto sembra un po' impossibile. Cosa ha messo Vediamo. all'interno? Bordo alla bocca. Allora, intanto si presenta così. Ci ho messo un po' di cose. Allora, qui dice ancora il coso con il prezzo, ma quello nuovo, per non confonderlo con quello vecchio. Allora, partiamo da qua, visto ci siamo. Dov'è? Finito in fondo. Vedete? A me non mi piace che tutto si gira, si rigira. Deve essere tutto perfetto. Allora, qui ci ho messo i due correttori. Metti che uno mi si scarica, sì, mi si scarica. Metti che uno mi finisce, c'ho l'altro. Qui ci ho messo i due eyeliner, che alla fine ho deciso di portarne due. Quello verde che si chiama I Love New York City, nero che si chiama Midnight in Paris. E questo è fatto. Ci ho messo i due mascara. Questo, qui ci ho messo quello accanto, poi ci ho messo tutte le matite, la shadow, quello di stick volevo dire. Poi qua ci ho messo l'uscita labbra e qua c'è anche il rossetto, questo qua. Poi ci ho messo altre matite, eccetera, eccetera. Alla fine non mi sembra di aver portato tantissime cose. Qui ci ho messo le mie due creme, questa qua della My Skin. E sotto ci ho messo l'elicina, si vede anche da qui. Che mi sta anche, la sto quasi finendo. Poi in questa borsa, diciamo, ci ho messo i pennelli perché non sapevo dove metterli. Poi qua ho messo quelli da occhi. Minimo indispensabile perché sennò mi portavo tutto questa matassa di roba. Nell'altra parte del beauty ci ho messo tutti i cosi in polvere praticamente. Quindi qua ci sono tutti gli ombretti, ma poi si scambieranno, boom, un casino. E qua c'ho la cipria e qua ci sono i due blush. Alla fine me ne porto solo due perché tanto o marroncino o rosa, dipende un pochino. E quindi voglio farlo con voi in diretta. Prendo l'evidenziatore. E scancello. Sì, fatto anche trucchi e beauty. Andiamo a inserire questo beauty nella valigia. Ragazze, questo era il mio beauty. Noi ci vediamo in vacanza perché io domani non farò un video. Quindi vi saluto e sicuramente farò vedere qualche video, magari riprenderò qualcosa e la metterò qui per farvi vedere. Quindi niente, vi mando un grosso bacione e ci vediamo appunto al prossimo video a sto punto perché sono una ragazza attiva. Sono sempre a rompervi le palle anche se vado in vacanza. Ci vediamo al prossimo video e un bacione grosso. Ciao! Ma che si può fare questi video con questi occhiali?